Conti sui quattro campi, ricordo, sono stati Guidizzolo, Monzambale, Volta Mantovana e Valeggio appunto. Cerimonia d'apertura svolta a Volta Mantovana con la preziosa e importante presenza del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Successivamente gli incontri si sono svolti sui quattro campi nelle giornate di venerdì e sabato, per concludersi oggi, domenica, nella mattinata alle semifinali e le finalissime di quinta e settima posizione per determinare la classifica generale di questo campionato del mondo. E adesso l'ultimo incontro che vedrà impegnate quindi la Francia e l'Italia nella finalissima maschile. Capitano!
Thank you.
service comes. Il fischio dell'arbitro, la palla è buona. Italy, 13 France.
30 pari.
sono l'ordine perfetto, pari a 30 pari. 30-0. Thank you.
Lucio Scambio. Thank you.
L'Italia entra in gioco.
Good job.
first point, France. Thank you.
Italia! 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 Thank you.
Santos. Thank you.
excellent service. What?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Roma. Ci siamo quasi, quindi siamo quasi pronti per le formazioni, nel frattempo che ci prepariamo. Thank you.
consigliera. Va bene, va bene. Per il futuro magari, no? Ecco, eccola. Oggi ho mangiato pane salato.
Bello, così, guarda che bello. So che durerà un secondo, però almeno lo vuole un secondo. Vai. Mi chiedono di essere cominciato, io lo so. No, no. Buonasera a tutti. Rappresentare la federazione italiana, specialmente nel movimento questo, dove abbiamo praticamente il mondo del lavoro. Ovviamente tralascio di ringraziare perché l'ha già fatto Maurizio, segretario, però lo chiamo sempre, ma è giusto farlo pure una volta di più, un applauso per Maurizio perché si merita, perché è l'unico che si può fare il terzo del corpo. E come è stato sottolineato prima, è vero, spontaneamente ho convinto Venur a diciamo, organizzare l'evento, che è stato grandissimo, Paolo, per un complimento ancora. Per il resto, da un punto di vista sportivo, ovviamente per me è stata una giornata un po' dolce amara, perché se le ragazze hanno comunque portato a casa il titolo, ragazzi, dico soltanto complimenti lo stesso perché avete comunque dato il meglio di voi stessi. Perché come si dice in questi casi non è importante il fatto di cadere, ma è come ci si rialza e come poi ci si riprende da una situazione. Quindi coraggio perché ripeto gli altri battaglie sportive le farete ancora. Tutti le nazioni che si sono presentate, qualcosa di particolare nel cuore per i ragazzi e le ragazze del Berlino, perché la loro prima partecipazione sono stati grandi, sono stati eccellenti, si sono comportati benissimo, quindi grazie a voi ci siamo arrivati fino a qua. Ovviamente grazie anche ai brasiliani perché sono quelli che insieme ai Berlini arrivano dal primo piano come me. Grazie Brasile, complimenti. L'ultima cosa che voglio dire prima di lasciare la parola a Barrai è che il nostro impegno, il mio impegno sarà quello di lavorare perché la Federazione Internazionale possa crescere ancora di più e ne abbiamo tutte le possibilità. Al di là del fatto che si possa giocare in un modo o nell'altro, però l'importante è che sia il tamburello che possa crescere come movimento e ripeto, nel mondo possiamo sicuramente crescere e lo faremo senz'altro. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Bernardo Barrai, merci di nuovo. Per la cosa che volevo, merci di nuovo. Tu mi hai detto di nuovo anche lì perché fai chance che te ne organizzi. Le società del capoeira do Dona Cruzi, o João Garcia, o Fascinado Fabio. João Garcia, sim, e eu felicito. Tudo ele é equipa que eu participei, perdido, será que eu ganhei, eu sim, será que eu participei, no trabalho pendente, eu ganhei dois matches, mal ou bem.
particolare ringraziamento a tutte le squadre per il comportamento che hanno avuto all'interno del campo durante gli incontri, il rispetto tra i giocatori, il rispetto per gli arbitri, ha ringraziato ovviamente gli arbitri per quanto fatto, per come hanno arbitrato, il ringraziamento al comitato direttivo, quindi per lo spettacolo che abbiamo dato, sicuramente il campionato può continuare a dare il miglior spettacolo dello sport, come diceva prima. E sono il sindaco di Viareggio, non c'è uno sport diverso rispetto ad altri o minore, ma tutti gli sport hanno una grande importanza e valenza, non soltanto sportiva ma anche educativa. Quindi grazie ancora a tutti e passiamo alle premiazioni per le squadre. Allora mi chiedo di tornare di là, che io chiamerò adesso le squadre e partiremo col premiare le squadre, l'equipe femminile, le squadre femminili, partendo dalla sesta squadra classificata, facciamo premiare per la sesta squadra classificata il sindaco di Volta Mantovana, Luciano Bertagnola, che chiedo di avvicinarsi da questo lato, ecco, portano Sara, un applauso a Sara che sarà, diciamo, che dirà sempre l'aiuto. E andiamo a premiare la sesta squadra classificata femminile, Portogallo. Foto ovviamente per la foto di rito e passiamo anche con la bandiera, foto anche con la bandiera ragazzi. Sesta squadra classificata, Portogallo. Grazie, torniamo al posto. Adesso per premiare la quinta squadra classificata chiamo il sindaco di Monzambano, Giorgio Cappa, se si può avvicinare, sempre per vediarvi. Ringraziamo anche Carlotta Tondini che ha aiutato a dare una mano all'organizzazione di tutto e premiamo la quinta squadra classificata, un grande applauso alla squadra quinta che si è classificata, la Benin. Yeah.
qui ed è la squadra della Catalogna. Thank you.
insieme ai due presidenti, il presidente federale Eduardo Facchetti, il presidente della Federazione Internazionale Bernardo Barrao, premiamo la Let's go.
decima squadra. Change the world. To gather people, sport
speaks a language that everybody understands. How can we contradict Nelson Mandela? Okay, questo slogan, favorevole della pace, la peace, è nato in un piccolo paese nelle contea savonese, Sassello. Ci abbiamo pensato perché non volevamo restare indifferenti a quello che sta accadendo in Europa, e poi perché siamo veramente convinti che lo sport sia uno mezzo, uno strumento per educare la pace. Nelson Mandela diceva: lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di vivere, di unire le genti, parla con una lingua che tutti comprendono. Possiamo noi, Pandorello, smentire Nelson Mandela? Grazie Roberto, e adesso consigliamo ufficialmente il capovolgimento col cambio per quanto riguarda come già firmato Roberto Zenni, Gianni Dessì. Una foto ragazzi, guardate che sono là, una foto. Grazie, questo è anche lo sport, questo è anche, grazie Roberto, questo è anche lo sport, questo è anche il tabulello, e passo a premiare adesso invece alla sesta posizione insieme al vice sindaco di Volta Mantovana Elena Bertellini, che arriverà con calma, noi abbiamo tutto il tempo per aspettarla.
che viene da lontano, vediamo una cosa facile, sono leggerissimi bambini che fanno le uomini. E quindi vediamo un grande applauso ai ragazzi che sono tornati in un mondiale.
Proprio tutti assieme, questo là. Tutti assieme, grazie. Ecco, Brasile, Italia. Questa è la classifica finale del campionato del mondo.